Giornata di rabbia e protesta vera quella di oggi per i dipendenti ITR. Era iniziato tutto nella calma e nell'ordine, con la prevista assemblea nella sala convegni dell'Hotel Europa. Poi il fuoco che covava sotto la cenere è venuto fuori e i lavoratori sono scesi in strada, prima sfilando lungo l'innesto della tangenziale, poi bloccando il traffico sulla direttrice di marcia per Campobasso. Ed è qui sulla statale 17 che c'è stato un improvviso blocco stradale. I dipendenti dell'ITR hanno bloccato il traffico tra Isernia e Campobasso. Enormi disagi e le difficoltà per gli automobilisti. La polizia, in maniera discreta e intelligente, ha sorvegliato la protesta senza mai calcare la mano, ma la disperazione dei lavoratori dell'ITR è davvero a livello di guardia. Eppure era tutto cominciato in maniera quasi troppo tranquilla, con i sindacati che spiegavano la criticità del momento. E domani ci dovrebbe essere un incontro con la giunta regionale, non ancora confermato. Ma dunque, noi in effetti la questione comincia veramente ad essere ingarbugliata. Sappiamo tutti, veniamo dal fatto che l'azienda ha preparato il piano, almeno così ci dicono, e ha subito immediatamente trasformato la cassa integrazione da ordinaria a straordinaria a partire da lunedì prossimo 13. Noi subito immediatamente attraverso i nostri nazionali ci siamo attivati a che si facesse immediatamente un tavolo a livello ministeriale, però a livello ministeriale sia a livello di Ministero dell'Economia che Ministero del Lavoro, dovendo trattare di cassa integrazione, che giustamente l'assessore Pedraroia diceva che non era il caso di farlo a livello di assessorato qui nel Molise, perché la questione riveste un'importanza di carattere nazionale. Noi su questo siamo pienamente d'accordo. Nel frattempo però avevamo pensato di chiedere un incontro al presidente Frattura, con la presenza dell'assessore al lavoro e l'assessore all'industria, per fare un po' il punto della situazione e andare in qualche modo più preparati possibili sulla scorta delle richieste che dovremmo fare a livello dei due ministeri. Però fino a questo momento, io 10 minuti fa ho chiamato la segreteria del presidente, non c'è nessuna convocazione. Noi speravamo che questa convocazione comunque ci fosse, anche se arrivava la convocazione per oggi, ma anche se poi fosse stata lunedì, martedì, sarebbe stato comunque un fatto positivo, però nessuno fino a questo momento si è fatto sentire. E dopo i chiarimenti dei sindacati, molto contestati a dire il vero da numerosi lavoratori che li hanno criticati pesantemente per la complicità prestata in passato a Bianchi, è intervenuto il sindaco Brasiello, che ha detto: vado a Campobasso da Frattura a chiedere risposte urgenti per l'ITR, ma i lavoratori non hanno mostrato troppa fiducia, intervenendo pesantemente anche contro lo stesso Frattura, accusato di evidente e palese disinteresse per le sorti dei 700 lavoratori dell'ITR. La fideiussione poteva essere il segnale che la regione voleva salvare l'azienda esernina, ma dopo tante promesse l'impegno non è stato mantenuto, mettendo a rischio il futuro di centinaia di famiglie. A quel punto la marea è montata e i lavoratori hanno deciso di sfilare lungo la statale per bloccare il traffico in attesa dell'esito dell'incontro tra Brasiello e Frattura, e la prossima iniziativa è già stata preannunciata. Se la regione non interverrà immediatamente, il prossimo flash mob sarà organizzato direttamente a Campobasso davanti alla sede della giunta regionale.